Buonasera, buonasera a tutti voi. Tra poco l'informazione di Teleionio. Maltempo nel Vibonese, sono state salvate 6 persone nella notte a Nicotera. Giovane accoltellato a Diamante, si è costituito un 19enne. Aggressione razzista a Falerna, ci sono stati 5 arresti, sentirete. Caos rifiuti a Vibo Valentia, si muove anche la Procura della Repubblica. Nicola Gratteri vince la Torre d'Argento realizzata dal maestro Michele Affidato. A Conflenti processione della Madonna della Quercia, a Lamezia invece è stato inaugurato il nuovo volo per Milano con Air Italia. Tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. Maltempo nel Vibonese, sono state salvate 6 persone nella notte a Nicotera. Vediamo il servizio. Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati venerdì 24 agosto alle 6 di mattina a causa del maltempo che ha interessato la zona costiera. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la zona tra Parghelia e Tropea e poi intorno all'1:30 il territorio dei comuni di Ioppolo e Nicotera. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo hanno lavorato incessantemente per tutta la notte, portando in salvo 6 persone rimaste bloccate all'interno delle proprie abitazioni a Nicotera. Numerosi gli interventi di prosciugamento e rimozione detriti dalla sede stradale. Inoltre, come comunicato dal Comando Provinciale, a causa di una fuga di gas provocata da uno smottamento di terreno, si è reso necessario procedere all'evacuazione di 6 nuclei familiari che abitavano all'interno di una palazzina in via Madonna della Scala, a Nicotera. A causa delle numerose richieste di intervento è stato necessario richiedere l'aiuto di una squadra operativa e di una idrovora dal Comando di Reggio Calabria e disporre il richiamo del personale di turno libero. Maltempo e ritardi a Nicotera e Ioppolo, il Jacques del Movimento 14 luglio. Sentiamo. Per la terza volta nel giro di poco più di 2 mesi, Nicotera, la Marina, le altre frazioni e Ioppolo si sono trovate sott'acqua in seguito ad eventi piovosi, alcune volte di particolare intensità. Altre, come nell'occasione del 5 agosto scorso, in occasione di normali temporali estivi. Nessuna di queste alluvioni ampiamente previste ha visto una qualsiasi attività di informazione e di intervento, se non a danni già avvenuti e solo in modo parziale. E nonostante la gravità dell'alluvione del 18 giugno scorso, non si è dato avviso alla popolazione del nuovo evento di ieri, né delle precauzioni da prendere, dei comportamenti da tenere, dei luoghi dove eventualmente recarsi e ricoverarsi. E quanto afferma Antonio D'Agostino del Movimento 14 luglio, il quale precisa poi che nel caso di Nicotera e Ioppolo non solo si sono omesse tutte queste procedure previste e imposte dalla legge, ma negli ultimi 2 mesi decorsi dal 18 giugno non si è messa mano ai lavori necessari ad evitare il ripetersi di tali eventi, pompe idrovore per lo scarico delle portate meteoriche nel canale San Giovanni, benché si trattasse di lavori già previsti e ripetutamente richiesti dai cittadini. Non si è nemmeno provveduto ad effettuare una pulizia straordinaria dei pozzetti e ad approntare dei gruppi di continuità a servizio degli impianti di sollevamento per il corretto funzionamento idraulico del sistema fognario e di drenaggio, interventi banali che avrebbero certamente evitato la gravissima condizione che in questo caso si è verificata. Il Movimento 14 luglio denuncia pertanto l'assenza di tutte le istituzioni preposte e il loro sottrarsi agli obblighi di legge. Quelli relativi ai piani di emergenza, quelli relativi all'intervento e costituzione dell'unità di crisi, quelli che riguardano l'approntamento delle opere urgenti e indifferibili per evitare il ripetersi degli eventi alluvionali e ancora quelli relativi alla predisposizione di interventi più ampi, richiesti e promessi da 2 anni ma non attuati. Prefettura, Comune, Regione sono inadempienti e si rimpallano le responsabilità. Sappiano che le loro inconcepibili omissioni, conclude D'Agostino, saranno denunciate e stigmatizzate a tutti i livelli e di esse saranno chiamati a rispondere anche a livello personale, in tutte le sedi. Giovane accoltellato a Diamante, si è costituito un 19enne. Sentiamo i particolari. È un 19enne il responsabile dell'omicidio di Francesco Augeri, il 23enne accoltellato a morte lo scorso 22 agosto a Diamante. Il 19enne si è costituito nel carcere di Secondigliano a Napoli.
Il giovane, del quale non è ancora stata resa nota l'identità, sulle cui tracce erano i carabinieri della compagnia di Scalea, presentava ferite al volto che avvalorano il suo pieno coinvolgimento nella lite, nata per futili motivi nelle vie antistanti il centro storico di Diamante. Nei confronti del 19enne napoletano la Procura di Paola ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, firmato oltre che dal procuratore Bruni anche dal sostituto Francesca Maria Cerchiara. I militari di Scalea, che erano sulle tracce del ragazzo, con il supporto dei colleghi della compagnia di Napoli Stella, hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari a casa di suoi parenti e amici. Secondo quanto è stato ricostruito, la notte dell'omicidio di Augeri, che era in compagnia di un amico anch'egli napoletano di 29 anni, rimasto ferito, il gruppo capeggiato dal fermato aveva avuto un primo diverbio proprio con il 29enne a causa di una spinta involontaria. Successivamente si sarebbe verificata una nuova discussione ancora più accesa nella piazzetta Padre Pio. Dalle parole si sarebbe passati alle vie di fatto, venendo alle mani. A quel punto il 19enne ha estratto un'arma da taglio con la quale ha vibrato il fendente mortale contro la vittima, ferendo anche l'amico. Aggressione razzista a Falerna, 5 gli arresti, vediamo. Nelle prime ore della mattinata odierna il commissariato di Lamezia Terme, con l'ausilio di personale della Digos di Catanzaro e del reparto prevenzione crimine Calabria di Vibo, ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari dopo i fatti di Ferragosto e all'aggressione subita da un cittadino dominicano, dalla compagna incinta e dalla suocera nei confronti di Massimo Campisano, Fabrizio Francesco Perri, Angelo Tolone di Falerna e poi Abdelah Cerqui e Naureddin Naoui, entrambi di origine marocchina ma residenti a Lamezia Terme. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Lamezia Terme, dottoressa Gallo, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Marta Agostini, nei confronti delle 5 persone ritenute responsabili di lesioni aggravate con finalità di odio razziale. Le indagini condotte dal commissariato di Lamezia Terme a seguito dell'aggressione subita nella notte tra il 15 e il 16 agosto da un cittadino dominicano, dalla compagna e dalla madre di quest'ultima, cittadine italiane, hanno permesso di accertare che i 5, per motivi abietti e futili e per finalità di discriminazione e odio razziale, avevano aggredito verbalmente e fisicamente il cittadino dominicano e poi anche la suocera che aveva tentato di difenderlo. Quest'ultima aveva riportato la frattura dell'omero con una prognosi di 30 giorni. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha coordinato le indagini che hanno permesso di giungere in brevissimo tempo all'individuazione degli autori dell'aggressione, richiedendo con tempestività al GIP di Lamezia Terme l'emissione di idonea misura cautelare, che nella mattinata odierna è stata eseguita. Gli arrestati sono stati condotti nelle abitazioni dei 5, dove permarranno agli arresti domiciliari. Un 20enne incensurato G.C. è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Gioiosa Ionica con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Roccella Ionica, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno trovato la droga in parte già confezionata all'interno di alcune buste in cellofan e in parte messa ad essiccare all'interno di una bacinella. La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno di campagna in uso al giovane a Marina di Gioiosa Ionica, dove all'interno di un casolare sono stati trovati altri 600 grammi di infiorescenze di canapa indiana. A Catanzaro, fiamme in Viale Isonzo, una Fiat 600 parcheggiata nei pressi della chiesa è stata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti della squadra volanti della questura. Non si esclude alcuna pista, anche quella dell'incendio doloso. A Settingiano invece un ingente quantitativo di balle di fieno accatastato temporaneamente nella piazza Fratelli Ceraudo è stato interessato da un incendio. Le balle erano state depositate temporaneamente in piazza per essere utilizzate come barriere di protezione per alcuni eventi sportivi. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, disagi dovuti al fumo che ha invaso buona parte del centro abitato. Incidente all'alba sulla strada statale 106 a Sellia Marina, 2 i feriti, vediamo. Incidente stradale sulla strada statale 106 tra Simeri Mare e Sellia Marina questa mattina intorno alle 5. 3 i mezzi coinvolti, un auto articolato con cellafrigo, un camion centinato e una Volkswagen. Nell'impatto è rimasto ferito in modo grave il conducente della vettura, che è stato trasportato all'ospedale di Catanzaro dal personale sanitario del SUEM 118. Il secondo occupante della vettura è stato soccorso in ambulanza per le cure del caso.
A seguito dell'impatto, inoltre, è stato danneggiato il serbatoio dell'auto articolato con sversamento di carburante sulla sede stradale. Infatti, il transito sulla strada statale 106 è stato chiuso in ambedue i sensi di marcia, creando disagi alla viabilità. Scontro tra due auto in contrada Mortilla a Gizzeria, ferita gravemente una donna. Vediamo. Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di domenica in contrada Mortilla a Gizzeria. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Lancia Y e un Mitsubishi, si sono scontrate finendo fuori strada. Tre le persone a bordo della Lancia Y, il conducente e due donne, una delle quali è rimasta incastrata nell'abitacolo, per cui si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. La donna, ferita gravemente ma comunque cosciente, è stata estratta dall'auto e soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Ferite ed escoriazioni sia per gli occupanti della Lancia Y che per la conducente del Pajero. A Montepaone un bagnino salva due donne in mare, vediamo. Solo la prontezza di riflessi di Francesco Urzino, addetto al salvataggio presso lo stabilimento balneare Il Corallo, situato sul lungomare di Via Marina, ha impedito che una normale giornata di mare diventasse una tragedia. Nella spiaggia libera accanto allo stabilimento una normale giornata di sole e di mare, anche se il mare era un po' mosso. La sua attenzione veniva attratta da due donne in mare a pochi metri dalla riva. Una mamma con una bambina in braccio. Le due donne erano preda di cavalloni. Uno in particolare raggiungeva le due donne facendole sparire sotto i flutti. Immediato l'intervento del bagnino che con poche bracciate metteva in salvo mamma e figlia. La mamma e la figlia raggiungevano la spiaggia tra i ringraziamenti dei presenti al bagnino. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Riprendiamo l'informazione. Caos rifiuti a Vibo Valentia. Si muove anche la Procura della Repubblica. Sentiamo. Non passa inosservato all'occhio attento della Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Bruno Giordano, lo stato di degrado in cui versa la città capoluogo a causa di un'enorme quantità di rifiuti sparsi in strada in ogni angolo dal centro alla periferia. E non passa in tal senso inosservata la visita che gli uomini della sezione di polizia giudiziaria della Procura, aliquota Carabinieri Nucleo Ambiente, guidati dal luogotenente Gaetano Vaccari, hanno compiuto nelle stanze di Palazzo Luigi Razza, sede del Comune, alla ricerca di carte, documenti e ogni altra informazione utile a vederci chiaro sull'intero caos rifiuti e accertare così eventuali responsabilità penali per reati che si stanno consumando alla luce del sole contro l'ambiente e la salute pubblica. Una città trasformata in discarica a cielo aperto, con buona pace per la salute dei cittadini, che il procuratore Bruno Giordano, da sempre particolarmente sensibile alla salvaguardia ambientale e conoscitore della materia come pochi, non è disposto di certo a tollerare. E il blitz all'interno del comune ne costituisce la conferma. Al vaglio della sezione di polizia giudiziaria, aliquota Carabinieri Nucleo Ambiente, sono finiti un bel po' di documenti, delibere, affidamenti di incarichi, appalti, proroghe e tutto quanto attiene alla gestione dei rifiuti presente e passata. Tolleranza zero, come più volte ribadito dal procuratore nel corso della conferenza stampa, verso chi commette reati contro l'ambiente. La situazione a Vibo Città e nelle frazioni è del resto divenuta insostenibile. Una vera e propria emergenza sanitaria con rifiuti ammassati ovunque e che occorre al più presto stroncare. La Procura e i Carabinieri, che già nelle scorse settimane hanno sequestrato l'isola ecologica di via Murmura e via Pellicano a pochi passi dalla sede del Comando Provinciale dell'Arma, intendono andare sino in fondo e indagare ad ampio raggio per portare alla luce tutte le inadempienze degli amministratori e della ditta appaltatrice della raccolta dei rifiuti che stanno rendendo la vita impossibile ad un'intera comunità. L'indagine è appena all'inizio, ma destinata, c'è da scommetterci, a fare rumore in tempi brevi. Di certo i Carabinieri non sono tornati a mani vuote dalla visita negli uffici del Comune e di certo ogni volta che gli inquirenti hanno messo le mani nel settore dei rifiuti a Vibo Valentia le sorprese non sono mancate. Dalla vecchia società Proserpina, i cui amministratori si trovano attualmente sotto processo per bancarotta fraudolenta, alla ditta ASED di Rosario Azzarà, l'imprenditore di Melito Portosalvo, che si era aggiudicato la raccolta della spazzatura a Vibo ma è stato arrestato e coinvolto nel 2016 nell'inchiesta Ecosistema della DDA di Reggio Calabria. E nelle società addette alla raccolta dei rifiuti a Vibo non sono mancate negli anni neppure assunzioni clientelari sponsorizzate dai politici di turno.
Oggi a gestire i rifiuti a Vibo Valentia è la ditta Dasti e, oltre agli evidenti disservizi, continuano a non mancare nei confronti della ditta accuse ben precise da parte delle organizzazioni sindacali che lamentano le modalità di impiego degli operai e non solo, aspetti sui quali sarà ora la Procura di Vibo a dire la sua. Festa dell'Unità a Serra San Bruno, Cuccione, dice la sconfitta alle prossime regionali è scontata. Sentiamo. Il PD in provincia di Vibo è attivo e intende ripartire dagli errori per non commetterli più, dimostrando che c'è ancora spazio per un partito che ha necessità di riacquistare consenso. Questo è il filo conduttore della Calabria dopo il disastro sviluppato ieri nel corso della Festa dell'Unità a Serra San Bruno. Per me la politica è passione, ha spiegato l'ex deputato Bruno Censore, che ha fatto gli onori di casa, e si può fare anche fuori dalle istituzioni perché il nostro territorio e i nostri ideali vanno serviti. Ma io l'ho detto all'inizio del mio intervento, a me la politica piace, la politica si può fare anche al di fuori dalle istituzioni. Noi abbiamo questo appuntamento annuale, lo vogliamo mantenere, per noi è un momento di discussione, di dialogo, di confronto, in un momento in cui il centro-sinistra e il Partito Democratico non navigano in buone acque. C'è stata una sconfitta molto pesante il 4 di marzo, c'è molto smarrimento, credo che i titolati a fare politica non solo siano Salvini e i 5 Stelle, sinceramente a me Salvini fa paura, io ho paura per l'Italia, credo che il problema dell'immigrazione sia un problema complesso che va fronteggiato, ma non si fronteggia negando i diritti alle persone e lasciando donne che hanno subito violenza o ammalate sulle navi, perché con questo si negano i diritti ai trattati internazionali, perché i trattati internazionali e anche la nostra Costituzione ci dicono che bisogna dare asilo a chi lo chiede. E quindi io credo che con questa festa, una delle poche in Calabria, abbiamo voluto aprire un confronto democratico, per dire che la politica bisogna farla in piazza, bisogna rimboccarsi le maniche anche per organizzare una festa. Noi purtroppo non l'abbiamo potuta tenere in piazza perché il tempo non è dei migliori, però una festa richiede lavoro, richiede uno sforzo da parte degli attivisti, dei militanti. Noi non possiamo fare solo la politica su Facebook o una politica autoreferenziale, perché così la gente non ci capisce e si allontana. Noi dobbiamo ritornare a parlare con la gente, ma soprattutto difendere i ceti deboli, i giovani che non trovano lavoro, difendere chi il lavoro lo perde, chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Solo così noi possiamo ripartire. C'è una posizione politica che emerge questa sera a Serra San Bruno rispetto al contesto regionale? Ma alcuni giornali hanno titolato che questa iniziativa è il fronte del no ad Oliverio. Noi facciamo parte di una vasta area critica. Non neghiamo le cose positive che questo governo regionale ha fatto, alcune cose fatte non sono state valorizzate, su alcuni problemi la giunta regionale non incontra consenso da parte dei cittadini nei territori, e quindi secondo me si deve aprire una discussione. Sì, vogliamo con questo dibattito e con queste presenze dire che bisogna cambiare passo. Se continuiamo in questo modo, mi pare che alle elezioni regionali, che saranno tra un anno, consegneremo a un'altra coalizione la Calabria. Non, in questo modo è una sconfitta annunciata. E da questo punto di vista in politica valgono i numeri. Noi partivamo le elezioni regionali il 62%, la coalizione del centro-sinistra, alle elezioni politiche il PD piglia il 14% e la coalizione del centro-sinistra il 17,2%. C'è un giudizio negativo dei cittadini anche verso l'esperienza regionale. Bisogna cambiare passo a 360 gradi. Io sono un po' più pessimista, che oggi non c'è più
è difficile cambiare passo. Abbiamo disatteso la fiducia che i cittadini calabresi ci avevano dato in grande massa per cambiare questa regione, non l'abbiamo fatto. C'è bisogno di mettere in campo una nuova coalizione, questo è il punto. E l'iniziativa di oggi vuole segnare un primo punto, un punto di partenza, perché in Calabria si apre un dibattito perché si riorganizzino le file di una coalizione civica, progressista, che sia in grado di contrastare i populisti. Abbiamo visto che i danni che stanno facendo in Italia, addirittura siamo arrivati al punto che un ministro degli interni che viene raggiunto da un avviso di garanzia è indagato da parte della magistratura per aver per sequestro di persona, si scaglia contro la magistratura, il rischio di un vero e proprio conflitto istituzionale tra poteri dello Stato che può degenerare, c'è uno scivolamento della democrazia. Noi abbiamo il compito di mettere in campo una proposta alternativa facendo tesoro degli errori che abbiamo fatto in questi anni in Calabria e aprire una grande fase che ci permetta di riconnetterci con i cittadini, perché questo è mancato. Noi siamo stati distanti dai cittadini, dai problemi dei cittadini, non abbiamo risolto i problemi materiali dei cittadini e da questo punto di vista, e qui è il punto di discontinuità con questa esperienza di governo, noi vogliamo partire a mettere in campo una alleanza che cominci a occuparsi veramente dei problemi della Calabria e dia soluzione a questi problemi. Fin dove possono arrivare questi confini di questa coalizione civica? Ah, certamente non sono quelli che il mio capogruppo qualche mese fa in un'intervista a un giornale locale ha detto che si lavorava a una coalizione civica che andava da Musumeci, dal presidente di centrodestra della Sicilia, a Zingaretti. Un regalo ai populisti, un regalo a 5 Stelle, un regalo alla Lega, ci mettiamo insieme contro tutti. No, dobbiamo riconquistare anche quella fetta importante di elettorato del PD che ha votato Lega, che ha votato, scusi, i 5 Stelle. Circa 3 milioni e mezzo di elettori del centro-sinistra e del PD hanno votato 5 Stelle. Elettori che il PD l'hanno votato per diverse elezioni. Allora da questo punto di vista ripartire da lì, che significa ridare alla politica una sua, come dire, una sua legittimazione, ma anche una sua autorevolezza e una sua credibilità, quello che non abbiamo avuto in questi anni. Da questo punto di vista io ritengo che la Calabria può essere un laboratorio. Ma io credo che oggi siamo qui per capire le ragioni del rilancio, di come rilanciare il Partito Democratico, di rilanciare il nostro campo politico. È chiaro che il Partito Democratico da solo non ce la fa, non ce la può fare, lo sappiamo tutti, soprattutto in Calabria abbiamo perso più città della nostra regione, città importanti, e quindi capiamo benissimo che dobbiamo aprire alla società civile, aprire a un fronte civico un percorso che vede il Partito Democratico impegnarsi anche ad aprirsi, perché un partito chiuso non andrà da nessuna parte, questo lo sappiamo. Da dove arrivano e quali sono le responsabilità che hanno portato fino a questo punto? Ma io credo che io nell'ultimo consiglio regionale ho cercato di far capire le ragioni che spingono molti consiglieri regionali a chiedere una riunione di gruppo, che è una cosa elementare, credo, in una comunità come la nostra, e credo che il gruppo del Partito Democratico non si unisce da anni, questo è un fatto estremamente negativo, non c'è una strategia di dibattito politico all'interno del gruppo, non c'è una visione comune e quindi non c'è un confronto, un dibattito, io credo che è la base elementare per andare oltre, quindi questo è un fatto estremamente negativo. E non vedo risposte da parte del gruppo, diciamo del capogruppo, alle mie richieste, alle istanze di molti di noi che sono autosospesi. Quindi credo che questo sia un fatto estremamente negativo. Io mi auguro che da Serra San Bruno ci sia questo rilancio del nostro campo politico che vuole che vada nella direzione di far rilanciare un'azione politica forte nei territori, perché i territori in questo momento a mio avviso sono abbandonati e sono la giunta regionale è lontana dai problemi dei nostri territori. Beh, intanto c'è una grande iniziativa politica molto partecipata e c'è
avviato una riflessione che guarda al partito, che pensa un pochettino agli errori che ha compiuto e che sta compiendo il partito a livello regionale, assente ormai da molto tempo, ma c'è anche una ferma volontà di poter ripartire costruendo l'unità, lavorando affinché tutte le disponibilità siano messe attorno a un tavolo per costruire un fronte che sia per la ricostruzione del Partito Democratico e che avvii una fase congressuale che deve essere completamente diversa dalle passate, non più una conta di tessere e una conta anche di carte e cartocce, ma una vera fase politica che apre alla società civile, che apre al dialogo, al rapporto con tutte, e in un confronto così c'è posto per tutti quelli che vogliono lavorare. Ovviamente una riflessione particolare va fatta anche su cos'è il Partito Democratico oggi in Calabria, qual è oggi lo stato di fatto del partito, e credo che però quando il Partito Democratico si mette in campo, quanto i tanti dirigenti come quelli che sono qui a Serra San Bruno, ma anche i tanti dirigenti che sono in tutte le feste che si stanno svolgendo, la prima, quella di Bologna, credo che ci sono tutte le condizioni per poter ripartire. E poi credo che la nostra opposizione non è tra di noi, la nostra opposizione è a un governo che è incapace di dare soluzione, ma che tenta sempre di trovare un capro espiatorio. Tutto quello che è successo a Genova, sulla nave, a Civita, credo che ci mostra anche che noi dobbiamo saper fare politica e dobbiamo essere fronte di opposizione a un governo che cerca di trovare sempre la responsabilità in altri e non nella loro incapacità di poter gestire le situazioni che accadono. E poi, dopo tanto tempo che governano anche l'Italia, quali sono i risultati di questo governo? Su cosa si sono mosse? Sul decreto Di Maio? Ma sulla legge Di Maio? Ma cosa è cambiato? Cosa cambia per l'Italia? Credo che il Partito Democratico ha tutte le carte in regola per saper governare l'Italia, per poter ritornare al governo dell'Italia e per poter condurre un'opposizione forte, un'opposizione che sappia dire sì sì e no no. E quando c'è da dire no, bisogna saperlo dire. Sì, oggi riparte da Serra San Bruno con un'iniziativa di grande rilievo che ha un valore regionale e anche in qualche misura un valore nazionale, perché noi leggiamo sui giornali delle difficoltà del Partito Democratico, degli errori, si cerca di parlare delle feste che vengono annullate, si cerca di parlare solo dei punti deboli, e invece noi vogliamo anche dare rilievo ad alcuni punti di forza, senza presunzione, stando con i piedi per terra. Però oggi a Serra San Bruno vedo riunite centinaia e centinaia di persone, assieme a sindaci, a consiglieri regionali, a dirigenti politici, a esperti tecnici, in un confronto a più voci che vuole affrontare, dare un contributo ad affrontare subito i problemi gravi della crisi democratica in Italia, che si sono aperti con la formazione dell'attuale governo, e una situazione della Calabria che ha bisogno di un intervento più forte, che sappia valorizzare i segnali di novità che già la Calabria sta dando, con una nuova capacità di utilizzo dei finanziamenti europei, ad esempio finalizzando di più la discussione sul territorio, su come i fondi europei, e non solo i fondi europei, anche quelli nazionali, possano sradicare questa tendenza a intervenire dopo i disastri, sempre dopo. Abbiamo bisogno di più prevenzione, abbiamo bisogno di intervenire prima dei disastri, abbiamo bisogno di rafforzare le strutture di vigilanza, di attenzione, di progettazione, di gestione dell'assetto del territorio, per rafforzare gli elementi di sviluppo, per dire a tanti giovani che studiano, che acquisiscono competenze, che si può vivere in Calabria, che non si deve abbandonare questa terra. Nicola Gratteri vince la Torre d'Argento realizzata dal maestro Michele Affidato. Vediamo il servizio.
Anche quest'anno il premio letterario Caccuri ha avuto un successo straordinario. A trionfare è stato Nicola Gratteri con Fiumi d'oro. Come la 'Ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale. Secondo posto ex aequo per Ferruccio De Bortoli con Poteri forti o quasi, edito da La nave di Teseo, e Tiziana Ferrario con Orgoglio e pregiudizi. Le torri d'argento con le quali sono stati premiati i finalisti sono state create dal maestro orafo Michele Affidato, da sempre al fianco di quello che è diventato un appuntamento tra i più importanti nel panorama della cultura nazionale. La serata finale dell'evento, come sempre organizzato dall'Accademia dei Caccuriani, fondata da Adolfo Barone, Olimpio Talarico e Roberto De Candia, è stata condotta da Massimo Giletti e Roberta Morise, ospiti Walter Longo con il suo Alla tavola della longevità e Massimo Cacciari. La cerimonia di premiazione è stata preceduta dal piacevolissimo spettacolo di Gabriella Germani, reduce dal successo nel programma di Radio DJ Il Rosario della Sera. Quando ci sono iniziative di questa caratura, afferma Affidato, io ci sono e ci sarò sempre. La cultura è uno dei motori che può, anzi deve fare da traino alla nostra splendida terra, figlia proprio di una cultura millenaria. Apprezzo sinceramente il lavoro che portano avanti Adolfo Barone, Roberto De Candia e Olimpio Talarico, impegnati per questa iniziativa straordinaria che rende lustro alla nostra terra. Loro sono la dimostrazione, continua Affidato, che uniti e con lo sguardo rivolto verso un unico obiettivo, i risultati arrivano. Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto e onorato di aver contribuito al premio letterario Caccuri con le mie opere. Ho sposato fin da subito lo spirito con il quale viene realizzata la manifestazione, che sono certo regalerà grandi emozioni anche nelle prossime edizioni. Le torri d'argento realizzate da Michele Affidato sono state assegnate nelle diverse sezioni anche a Gianni Cuperlo, Robby Facchinetti e Riccardo Fogli, Alessandro Onorato, Elena Ferrante e Walter Longo. Tanti fedeli per la processione della Madonna della Quercia a Conflenti, vediamo. Palloncini colorati e migliaia di fedeli hanno salutato l'uscita della statua della Madonna della Quercia a Conflenti. Sono giorni di festa nel paese del Reventino. Dopo l'uscita dal santuario eletto a Basilica Minore, così come concesso da Papa Francesco, si è tenuta la processione per le vie di Conflenti, accompagnata dalle autorità religiose, militari e civili e dalla banda Valle del Savuto. Quest'anno è la prima volta che per la tradizione processione è stata utilizzata una copia della statua. Un lavoro necessario voluto dal parroco Don Adamo Castagnaro, perché la statua originale, essendo un'opera d'arte catalogata presso la sovrintendenza, è soggetta a vincoli dello Stato. L'ultima domenica d'agosto, tradizionalmente, è il giorno dedicato alla Madonna e fedeli da tutto il paese, ma anche dal circondario, accorrono per celebrare questo momento così sentito, che si conclude con la ricollocazione della statua sull'altare. Non solo celebrazioni religiose, ma anche momenti conviviali. In questi giorni si tiene infatti anche la fiera con le sue bancarelle e tutti i suoni, i sapori e gli odori che caratterizzano appunto in questi giorni la festa. A Lamezia è stato inaugurato un nuovo volo per Milano con Air Italy. Vediamo. Air Italy ha inaugurato oggi il suo volo primo collegamento fra Lamezia Terme e Milano Malpensa, segnando un altro traguardo in linea con la rapida crescita prevista nel 2018. Quest'ultima rotta inaugurata da Air Italy unisce la città di Lamezia Terme a New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, grazie a collegamenti in coincidenza con i voli operativi di Milano Malpensa. Il volo IG973 è decollato da Milano Malpensa alle 12.30 ed è atterrato all'aeroporto Lametino alle 14.15, dove è stato accolto dal tradizionale battesimo d'acqua dedicato al primo atterraggio di Air Italy. Il nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano opererà 10 volte alla settimana in estate, andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre 2018. Su questa rotta i clienti della compagnia potranno volare sul nuovo aeromobile B737 MAX 8, che offre fino a 12 posti in business class e 168 in economy class. Il presidente di SACAL, aeroporto di Lamezia Terme, Arturo De Felici, ha dichiarato: debutta oggi il nuovo collegamento per Milano Malpensa di Air Italy, con mia soddisfazione e di tutto il management dell'aeroporto di Lamezia Terme. Air Italy, con la sua nuova flotta, premia gli scali del Sud Italia, consentendo nuovi collegamenti con Milano e arricchendo il network con nuove destinazioni intercontinentali, che in un'ottica strategica significa che anche la Calabria sarà più facilmente raggiungibile e con tariffe altamente competitive.
Bene, è tutto per oggi, grazie per averci seguito, arrivederci.